Presi, benvenuti ragazzi sul Catrico. Oggi ragazzi appuntamenti incredibili, in quanto andremo a fare il 3v3 standard con la seconda macchina del DLC delle Hot Wheels. Ieri abbiamo trovato la Fast4WD, come cavolo si chiama quella. Oggi andremo a provare ragazzi questa macchina, la mitica, non so mai come si chiama la Gazzella GT ragazzi, che mi sembra molto sulla Dominus. Quindi secondo me all'hitbox della Dominus, pesante in aria, derapata, secondo il mio parere, cioè io ho sempre avuto problemi con la Dominus perché la sentivo pesante. Vediamo se con questa macchina veramente mi sento pesante oppure no. Ora, prima di partire ragazzi con la partita, ve la faccio vedere comunque in allenamento, vi faccio vedere le hitbox, vediamo se corrispondono comunque alla carrozzeria o no. Allora, il sopra si alza sempre di 5 cm come la macchina di ieri. Il sotto, cioè il dietro, come avete capito, che cos'è? Il dietro, diciamo che sì, diciamo che si leva la carrozzeria di 2 cm, ma sti cavoli, è comunque buona. Laterale, abbiamo un laterale che 5 cm, quindi ci sta, dai, non fa cagare. Il davanti, diciamo che sì, equivale, si taglia comunque sempre i 2 cm. Come carrozzeria, ragazzi, ci siamo, ho visto macchine peggiori come carrozzeria, quindi per quanto riguarda le hitbox, GG. Andiamo a provarla in gioco. Vi ricordo ragazzi che non siamo classificati e che vi farò vedere le prime due partite con questa nuova macchina che io non ho mai provato. Quindi non farò le cose assurde, non sarò perfetto meccanicamente, in quanto non l'ho mai provata. E io utilizzo l'Octane, non utilizzo la Dominus e le macchine lunghe, quindi abbiate pietà, è la nostra serie preferita di provare macchine nuove con le prime due partite mia. Ok, io inoltre ragazzi vi ripeto ogni volta che, come è successo ieri, ho messo i boost, quelli che ci hanno dato con il raggiungimento dei vari rank. Questo mi sembra sia quello del diamante, è blu, quindi penso di sì. Mi sto spostando, non te la sto toccando. Allora, sì, mi sembra sulla Dominus, sì ragazzi. Ho fatto il salto in avanti e mi sembra proprio la Dominus. Non ho boost, non posso farlo. Cazzo, lo volevo fare ragazzi. Volevo fare il double touch ma non ce l'ho fatta. Ah, il sotto com'è? Ah, vedi com'è la Dominus rossa. Bella, carina. Allora, ho messo la skin, quella che mi hanno dato con la Hot Wheels. Quindi quella personale del DLC. Va bene, nessun problema, vai. Aia. Diciamo che sono tutte e due. Oh, bel tiro ragazzi. Peccato, se lo meritava, dai. Quello mi sa l'ha passata. Cioè l'altro l'ha passata, quindi altruismo per quello. No, non è visto. Tante cazzate, ha tirato una merda e il portiere o non se l'aspettava o ha sbagliato. Boom per noi, 1-0. Nessuno si lamenta quando segnano, quando si segna. Ok, ho sbagliato. Qua ho sbagliato ragazzi, comunque a tirare. La teniamo lì. Ma la smetti di provare a scoppiare, tanto non te la fidi. Allora, le ruote comunque sono sempre quella della Hot Wheels. Levatino, che cosa tagli? Va bene con la macchina nuova, però stai calmo, fino a là ci arrivo, dai, te lo lascio. Vai, passamela, passamela. Passamela. Non aspettavo il terzo, il secondo passaggio a me. Ero convintissimo. Ah, proprio così? Ok, puscio, presso. What? L'aveva missata, ragazzi. L'ha missata il secondo. Mi sono pure fermato perché ero convintissimo quello la prendesse. Bel tiro. Mi è piaciuto. Che parato. Mamma mia. Mi sa che c'è il nostro terzo che è un po' troppo difensivo. Ma tu ti puoi mai fermare davanti la porta? O vai avanti, perché vedi che sono dietro di te, mi fermo io in porta. O ti sposti. Così non mi fa capire niente. Si ferma, a un certo punto lui si ferma. Ma ragazzi, è uno da loro che missa parecchio. Missa parecchio. Va bene, ok, va bene.
È ben fatto. Scemo, io volevo fare il tira a due. Cioè, se tu non capisci queste cose, non è colpa mia. Che sempre devono flammare. Frate, è la porta libera. Hai un po' panicato, eh. Ok. Vabbè. Tira. Secondo me quello è pazzo, ragazzi. Quello è proprio pezzo. Vediamo che fa quello. Ce l'ha fatta, dai. Dopo tre tentativi il nostro amico ha fatto... ci ha scoppiato, dai. Sono passi avanti comunque per i miei amici qua. Ah, che schifo. Ok. Sono avanti. Oh, quello che scoppia ha rotto proprio le palle, ve lo dico. Quello scoppia solo. È laureato in scoppiamento. Bravo. Ma mi sto trovando male, ragazzi, col feeling come derapata e altre cose. Diciamo che comunque non mi sto trovando male. Ieri neanche, con quella di ieri, pure se abbiamo perso tutte e due le partite. Ma non mi sono trovato male. Rage quit, ragazzi. Pesante, molto pesante. Ci vediamo subito con la seconda, ragazzi. Dicevo, ragazzi, mentre che trova la partita, come la macchina di ieri, che comunque la trovavo leggera, veloce, devo solo capire il tiro, ovviamente, giocandoci di più, capirò. Questa la sto trovando pur comunque essendo nella famiglia Dominus, penso, a vederla. Mi sta piacendo, non c'è quella pesantezza che provo con la Dominus, perché io la Dominus la adoro. È la mia terza macchina preferita. Le mie macchine preferite sono l'Octane, Batmobile e Dominus. E rispetto alla Dominus la sento più leggero. Poi potrebbe essere pure una mia impressione. Cioè, sono impressioni che uno dà, soggettive queste, della pesantezza, perché sappiamo che tutte le macchine sono uguali. È solo feeling diverso che ogni persona ha con una macchina. Vi sto facendo vedere anche, ragazzi, il boost dell'oro, del bronzo. Non lo so, non mi ricordo se... che colore sono, che colore hanno dato ai vari colori, ai vari rank. Ve la lascio, ok. Non la tocco. Bravo. Prendo il boost. Va bene, dai, abbiamo stoppato il tiro. Il portiere. Ok. Peccato, l'avevo capito. Questo boost mi piace, dell'oro barra bronzo, non ricordo. Ok, abbiamo tankato. Allora, stranamente, sto giocando meglio della macchina di ieri. Stranamente vi dico perché la macchina di ieri, essendo ibrida, era più vicina a me come Octane. Questa, essendo Dominus, e quindi macchine lunghe che io non gioco... All'inizio ho detto, vabbè, ora sbaglio, sarà la solita macchina che dico, vabbè raga, carina, però pesante, non mi piace. Invece devo dire che mi sta piacendo davvero tanto. Poi può essere che domani già cambio idea, però ad oggi mi sta piacendo tantissimo. Quindi vi consiglio per ora pure questa, poi c'è ancora la seconda partita da fare. C'è la, sì, vabbè, la seconda. Cioè, devo ancora finire sta partita. Oh, raga, quando si gioca Rocket non si può parlare. Cioè, è davvero assurdo. È un gioco troppo veloce per fare comunque delle frasi sensate, avverbare tutto. Che volevi tirare? Volevi tirare, ah? Ma che boost, che motore di merda che hai. Te la passo? Vai. Fallo? Bel dunk, signori. Ma sei stronzo? Mi tocchi il culo? E tiro il boost. Così ti permetti? Come ti permetti? Raga, sto tirando meglio con questa che con quella di ieri. Cioè, sto sbordando delle palle devastanti. Mamma sti cacchi. GG per me, ragazzi. Veramente, non sto giocando male. Ma io ero convintissimo di giocare malissimo, ragazzi, vi giuro. Perché non essendo abituato a macchine lunghe, ho detto, vabbè, sarà la solita solf. Piano piano. Merda, il boost. Mi si è staccata troppo. Volevo tenerla a me per fare il dunk. Invece mi si è proprio staccata la macchina. Sì, sì, tranquillo. Ah, volevi il boost. Scusa, frate, non l'avevo capito. Ce la fai lunga?
Me la passi? No, senza farti tancare, grazie. Perché se aspetti così tanto, quello ti capisce, ti chiama pure a casa. Fai tu. Quello è il boost viola. Ho fatto pure vedere un altro boost, ragazzi, sto troppo forte. Questo non mi dispiace comunque come boost. Carino. Gli altri invece... gli altri colori... Ahia il dunk. Vi ricordo che siamo 1-0, eh. Quindi siamo lì lì nel pareggiare. Dal pareggiare. Ti prego. Perché era troppo avanti. Temporeggiamo. Non la mettere al centro, ti prego. Ok, ho 32 di boost. C'è andato lui. Peccato. Avendo fatto quella cazzata, ho cercato di rimediare pushando e tagliando comunque. Perché là la doveva prendere l'altro. Ma quello è andato Afk, non capisco. No, peccato. Abbiamo pinciata. Abbiamo sparato una cannonata. Vai tu. Ok. Volevo sniperare quello, ma non ce l'ho fatto. Cioè, forse non era neanche la scelta migliore, sinceramente. Cioè, non l'avrebbe mai presa. A meno che proprio non gliela sniperavo davanti, ma... Vai, vai. Attento, sei terzo uomo. Noi abbiamo sfanculizzato l'attacco. Io e il mio compagno in attacco. Ok. Non mi è piaciuta, amico mio. Molto rischiosa, sinceramente. Oh, merda. Ok. Ha fatta forte. Vai. Bravissimo. Perdiamo tempo pure se non l'hai messa in porta, sti cavoli. Aia. Ok. Ci abbiamo la vittoria, ragazzi. Abbiamo la vittoria. Quasi il gol. Va bene, ragazzi, bellissima partita. Questa macchina io vi consiglio di usarla se comunque vi piacciono le macchine lunghe come la Dominus. La ritengo un ottimo avversario comunque la Dominus. Poi può essere che più in là si va e più comincia a vedere i lati negativi, perché facendo due partite uno vi dice il feeling così alla veloce, ma non può capire bene se tira male alla lunga, se derapa male, se in aria è strana. Quindi io comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che domani ci sarà il terzo appuntamento con la nostra terza macchina del DLC delle Hot Wheels. Io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale, condividere, ragazzi, i video con le vostre nonne, amici, compagni, tutti quelli che volete, perché mi aiuta molto a crescere. Vado in live ogni giorno dalle 14 alle 17:30 su Twitch. Su Instagram mi chiamo Reziv. Quindi, Reziv, è tutto. Bella. Hey, here comes the-